Come? Un po' più piano. Un attimino più piano. Dice di fare domande più piano per cercare di capire anche senza la traduzione. Ok. E che cosa conosci della Serie A? Cioè, come te la immagini la Serie A? É uma grande vitrine aonde eu sempre almejei chegar, que era jogar na Itália. Era o sonho, era o meu sonho. Hoje em dia eu estou realizando. Era o sonho da minha família também. Então, hoje em dia eu posso proporcionar isso para eles. Então, eu vejo a Série A como um grande desafio para mim. E então, eu estou disposto a enfrentá-lo da melhor maneira possível. Ho sempre voluto giocare in Serie A e sono contento di essere qui. Per lui la considera facciamo per lui è una vetrina importante, sostanzialmente ha sempre sognato di poter giocare un campionato come quello italiano, finalmente ha questa possibilità e cercherà di sfruttarla al meglio fino in fondo per quanto gli sarà concesso. Ecco, può essere questo il vero punto di partenza, il vero punto di partenza della tua carriera? Il vero punto di, sì, l'inizio della tua carriera può essere questo, visto che. A minha carreira, ela já iniciou, né? Mas aqui na Itália, eu tenho um grande desafio, que é defender esta camisa, que é do Verona. Então eu tenho que dar o meu melhor. E eu quero fazer história nesse clube. Quero deixar meu nome registrado aqui, para que um dia meus filhos possam vir aqui em Verona e saber que o pai deles foi um grande jogador. Rodrigo. Dice che la sua carriera era già iniziata perché chiaramente ha tante partite alle spalle in Sì. Brasile, che però per lui, ripeto, questa è un'opportunità per imporsi a livello europeo intanto, poi a livello internazionale vedremo. E comunque la sua priorità, a prescindere dal fatto che abbia già giocato in Brasile in un club come il Flamengo, è quella di poter avere la possibilità di confrontarsi con un calcio italiano complicato e di difendere la maglietta, la camisetta, la maglietta del Verona, che è una squadra storica italiana. E ti chiedo un'ultima cosa, si è parlato prima di Thiago Silva, no? Si è parlato, Piano, piano. piano, si è parlato poco fa di Thiago Silva, è lui il tuo modello o di riferimento, il giocatore di riferimento tuo, oppure insomma, ne hai un altro al quale ti ispiri come carriera? Sim, o Thiago Silva ele sempre foi e sempre será o meu grande ídolo. Eu, particularmente, já recebi uma camisa do Thiago Silva. Aliás, duas camisas, uma da seleção. Aliás, três. Uma chuteira e duas camisas que eu recebi dele. Então, eu tenho um carinho enorme por ele e ele sabe disso. Quando a gente tem alguns momentos para se encontrar, a gente se encontra e bate um papo. Então, muito tempo que eu não falo com ele, mas quero revê-lo e poder dar um abraço nele e desejar tudo de bom para ele. Eu sei que ele está torcendo por mim aqui também. Lui ha detto che innanzitutto lo conosce, che ha avuto modo di scambiarsi già delle maglie con lui, che ne ha una piccola collezione, e lo ringrazia per i complimenti che gli ha fatto, che sia assolutamente un modello come per tanti giocatori brasiliani e giovani, lui è chiaramente un punto di riferimento, e che coglie l'occasione per salutarlo, per detto di mandargli tanti baci e gli abbracci, sperando che lo segua in questa sua avventura italiana. Ciao, benvenuto, Stavellin dell'Arena. Giochi domenica. Bom, eu não posso responder isso, até porque o treinador não me passou nada, não expôs para você, jornalistas, o que vai acontecer. Então, eu que não posso dizer o que realmente vai acontecer. Então, isso é uma coisa muito interna e eu que posso te dizer melhor. Lui ha detto che non ti può rispondere a questa domanda perché non è l'allenatore della squadra, che non può rivelarlo ai giornalisti, ha detto, perché è una cosa che rimane interna allo spogliatoio, però
però nel caso io ho detto io sono pronto, anche se spiegava prima che ne viene da un periodo di inattività. Però sei venuto per giocare, cioè sei venuto qui però proprio per giocare. Sì, eu vim para jogar, mas eu tenho que entrar também na minha forma de 100%, porque, conforme eu falei anteriormente, eu estava de férias no Brasil, mas eu estou procurando me adaptar cada vez mais rápido à língua, à tática, para que eu possa jogar e me comunicar com meus companheiros dentro de campo. Sì, assolutamente sono venuto qua in Italia per giocare, però ci sono degli ostacoli evidenti legati al fatto che non sono ancora pronto al 100%, soprattutto perché ne vengo da un periodo di inattività, l'ultima partita l'ho giocata il primi di dicembre, ha detto, e poi il problema della lingua per comunicare con il mister e coi compagni, vuole imparare presto l'italiano perché anche quello è uno dei problemi principali per integrarsi al meglio nel calcio italiano e con la squadra. Io già te contratti a Daniele già proprio di missione italiano. Sì, lui dice che la sua missione italiana è quella di imparare l'italiano, potrebbe essere Diana la persona utile per imparare l'italiano. Diciamo di no.